È entrata nella casa del grande fratello VIP per far emergere una parte di sé nascosta al grande pubblico. Poi, però, la sua esperienza si è interrotta prima del previsto. E per sua stessa volontà. Non ha certo bisogno di un palcoscenico per farsi conoscere. La showgirl e conduttrice TV è da tempo nel giro che conta. E il suo matrimonio con Flavio Briatore non ha fatto altro che amplificare la sua già ben consolidata fama. La relazione con l'imprenditore si è conclusa da tempo, come tutti sanno, anche se i due hanno mantenuto un ottimo rapporto per il grandissimo affetto che li lega al loro figlio Nathan Falco. Il suo ingresso nella casa più spiata non è passato certo inosservato. E con la sua sensualità e il suo charme Elisabetta ha fatto letteralmente impazzire Pierpaolo Pretelli, completamente rapito dalla 41enne di Soverato. Una volta uscita dal reality, tuttavia, sembra aver dimenticato l'ex velino di Striscia e in questo momento sta ricevendo le attenzioni di tre uomini diversi. L'ex signora Briatore è stata paparazzata insieme ad Alessandro Benetton a Cortina d'Ampezzo. Il rampollo della nota famiglia di imprenditori trevigiani è reduce dalla fine del matrimonio con la campionessa di sci Deborah Compagnoni, dalla quale ha avuto tre figli. Subito si è pensato che tra Alessandro e ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma i ben informati hanno smentito questa ipotesi. Il settimanale che ha infatti spiegato che i due si sono semplicemente ritrovati a Cortina in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci. A svelare chi realmente si starebbe contendendo il cuore di è stato invece Oggi, che ha fatto due nomi in particolare. Il primo è quello di Manuel Faleschini, imprenditore nel settore della moda nonché fondatore di Wake Up. Da poco l'industriale padovano ha acquisito anche lo spazio Crizia in via Manina Milano. Per 20 milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno. Il secondo è quello di Mirko Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, che per anni è stato il responsabile delle pubbliche relazioni del Parma Calcio e che ora è diventato il procuratore di diversi giocatori. A Mirko Levati è già stato attribuito in passato un flirt con. Ora invece i suoi occhi sarebbero tutti per l'affascinante. La showgirl, però, vanta anche Manuel Faleschini tra i suoi corteggiatori. Chi avrà la meglio? Pubblicato il 1 marzo 2021 alle ore 18:46. Ultima modifica il 1 marzo 2021 alle ore 18:53.